Trovate, adesso ve la daranno con tutti i dati tecnici, il parcheggio ha 650 posti, è un parcheggio di interscambio, ha anche un po' di parcheggi motorini e anche un po' di parcheggio bicicletta, perché vogliamo cominciare in ogni parcheggio a mettere anche le rastrelliere, insomma gli spazi per la bici. Voglio ricordare che questo è un progetto nato e attuato e ideato dalla precedente amministrazione, che quindi evidentemente ha fatto anche cose buone, tra cui sicuramente questa, e che noi negli ultimi 3 mesi abbiamo semplicemente accelerato tutti gli aspetti, diciamo, burocratici, autorizzazioni, permessi, la consegna Napoli Park, proprio per consegnarla rapidamente ai cittadini. E voglio dire altre due cose. Per 10 giorni il parcheggio sarà gratuito. Quindi non una settimana? No, fino al 23, dal 13 al 23, dal lunedì 24 il parcheggio naturalmente sarà a pagamento. Dal 14 le corsie riservate saranno veramente riservate al trasporto pubblico, questa è la prima tappa. La seconda tappa è il 25 di ottobre, dove i varchi telematici, tra cui uno proprio qui a Piazza Dante, entrano in funzione e quindi naturalmente ci sarà un controllo ferreo delle corsie riservate. Poi ci siamo dati almeno altre 2-3 settimane di tempo, ma sulla data naturalmente annuncerò a tempo debito, perché sono abituata solo ad annunciare cose che poi si fanno. Entrerà in funzione tutta la ZTL, nel senso il famoso orario 7-18, quindi entreranno residenti, carico e scarico, ma voi capite che si tratta di un provvedimento grandissimo che richiede un dialogo molto serrato con gli artigiani, con quelli che hanno i garage, con gli alberghi, cioè, tutte quelle attività che hanno comunque bisogno di entrare nel centro. Naturalmente noi da un lato vogliamo assicurargli questa accessibilità, dall'altro però non vogliamo neanche dei numeri tali che stravolgano il provvedimento, quindi è opportuno un dialogo molto diretto. I medici, per esempio, stiamo già fissando una serie di incontri con tutti questi soggetti proprio per chiarirci sui numeri e su chi deve avere o non deve avere l'accesso alla ZTL. Che il messaggio che arriva ai cittadini e alle cittadine di Napoli sia: venite a vedere questo parcheggio, provatelo gratuitamente e poi naturalmente la speranza è quello che risulti talmente comodo da essere pienamente utilizzato. Sono molto contento di essere qui insieme all'assessore alla mobilità, al presidente municipalità, a inaugurare il Frullone Park, che è molto importante. Io ringrazio l'impresa, il direttore dei lavori, che hanno fatto uno sforzo enorme per consegnarci questo parcheggio. Sono circa 650 posti, sarà aperto dalle 6 del mattino alle 24. La prima settimana sarà gratuita, quindi questo è un appello a tutti i cittadini, soprattutto di questo quartiere e dei quartieri vicini, di utilizzare subito, per comprenderne subito la grande utilità per la città, perché è agganciato alla metropolitana, quindi questo impedisce di arrivare fino al centro della città, lasciare la macchina qua e prendere la metropolitana. È la filosofia di questa giunta, cioè i parcheggi a ridosso del trasporto pubblico, in modo da consentire alla città di vivere ma nello stesso tempo di ottimizzare i tempi.